Violenza in famiglia: nel 2016 nel VCO ammonite 10 persone, 4 denunce per maltrattamenti e 4 per stalking. Mercato Omegna: cittadini lanciano su social proposta per cambiare gli orari del mercato, diversi però gli ostacoli. Vandali in azione a Varzo, denunciati 6 minorenni, hanno danneggiato uno stabile in disuso di Enel Green Power. Strade dissestate, provincia stanzia 600.000 euro per la sistemazione, dal 5 maggio le imprese potranno presentare offerte per bando. Domodossola ospita il terzo raduno interforze, 16 le associazioni che sfileranno per le vie della città con carosello finale in piazza Mercato. Vittoria importante per lo Stresa che batte 1-0 il Cerano e si tira fuori dalla zona play-out, per i novaresi invece si complica la missione salvezza. E bentrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura dunque i dati relativi alla violenza in genere. La polizia da tempo applica il protocollo EVA, un protocollo che presto sarà esteso anche ad altre forze di polizia. Intanto il questore ha reso noto i dati del 2016. 10 ammonimenti, 4 denunce per maltrattamenti, 1 per detenzione di materiale pedopornografico, 4 per stalking e 2 per atti sessuali con minorenni. Si chiama Protocollo EVA, acronimo che sta per Esame Violenze Agite, il nuovo e moderno modello di intervento che la Polizia di Stato ha adottato per intervenire nei purtroppo sempre più frequenti casi di violenza di genere e di maltrattamenti in famiglia. Il Protocollo EVA, ha spiegato il questore Salvatore Campagnolo in occasione della festa della Polizia, sarà breve esteso anche alle altre forze dell'ordine. Nel frattempo la Questura comunica i dati relativi all'attività del 2016 in questo delicato campo di intervento. Nella maggior parte dei casi la violenza domestica viene commessa dal partner o dall'ex coniuge o convivente. L'anno scorso si è concluso con 10 ammonimenti del questore, 4 denunce per maltrattamenti, 1 per detenzione di materiale pedopornografico, 4 per stalking e 2 per atti sessuali con minorenni. L'approccio della Polizia di Stato in questi casi è multidisciplinare e vede la collaborazione della divisione anticrimine, delle volanti, della squadra mobile e dell'ufficio denunce, dove poi la richiesta d'aiuto si concretizza. Per mettere a proprio agio le donne che devono compiere il difficile e doloroso passo di denunciare il proprio compagno, la Questura sta attrezzando un'area riservata e confortevole che possa assicurare privacy e tranquillità. Per quanto riguarda il protocollo EVA, si articola nella compilazione di un questionario da parte degli operatori intervenuti, prevede poi la messa in sicurezza della vittima e di eventuali minori, per i quali è previsto un particolare riguardo, poi il lavoro passa agli uffici che ricostruiscono la scheda familiare ed eventuali precedenti episodi o denunce. È partita dai social la proposta di cambiare gli orari al mercato di Omegna. L'idea piace a diversi omegnesi, ma da Palazzo di Città si fa notare che non si tratta di una questione facile. Da secoli il mercato del giovedì è una tradizione che rende orgogliosi gli omegnesi ed attira cittadini dei comuni vicini, oltre che tanti turisti. L'orario è da sempre lo stesso, i banchi arrivano la mattina presto intorno alle 7 e dalle 2 smobilitano anche per consentire la pulizia delle strade del lungo lago e dei giardini pubblici. Negli ultimi giorni è arrivata una proposta tramite Facebook. Perché specialmente d'estate non spostare l'orario proponendolo di pomeriggio e fino alle 22 il mercato? Il suggerimento che ha risposto diversi commenti positivi. In linea teorica, l'idea potrebbe anche diventare realtà, ma non mancano gli ostacoli. Recentemente, spiegano da Palazzo di Città, è stato approvato il nuovo regolamento del mercato in Consiglio Comunale, un passo necessario per rispettare alcune norme nazionali ed europee. Qualsiasi modifica a questo regolamento, di qualsiasi natura essa sia, deve nuovamente passare per il Consiglio. Estendere l'orario del mercato provocherebbe una serie di problemi di non semplice soluzione. Andrebbe rivista la pulizia delle strade e la presenza dei vigili fuori dal loro orario canonico di lavoro comporterebbe un aumento di costi per l'amministrazione. C'è poi un altro dato di cui tenere necessariamente conto: il parere, anzi il volere, dei diretti interessati, vale a dire degli ambulanti, che sono da sempre i veri protagonisti del mercato del giovedì. Senza dimenticare che un consulente esterno, dopo un'attenta analisi, aveva sostenuto che gli orari attuali fossero quelli più congrui. Siamo comunque aperti a discutere ed a fare delle nuove valutazioni, concludono da Palazzo di Città, senza chiudere dunque la porta alla proposta arrivata via Facebook. 6 minorenni denunciati a Varzo hanno danneggiato una struttura di proprietà di Enel disabitata. A far intervenire i carabinieri sul posto è stata la segnalazione di un vicino che ha notato strane luci provenire dall'edificio.
Le segnalazioni di un abitante di Varzo e le vanterie su WhatsApp hanno incastrato 6 giovani della Valle di Vedro, denunciati dai carabinieri della compagnia di Domodossola. Si tratta di minorenni di età comprese tra i 14 e i 17 anni che lo scorso fine settimana si sono resi autori di danneggiamenti aggravati e piccoli furti. Il gruppo di vandali si è introdotto abusivamente all'interno di uno stabile in disuso di proprietà di Enel Green Power, dove ha causato ingenti danni alla struttura e ha asportato vari oggetti. I 6 hanno filmato tutto con i telefonini e poi hanno postato i filmati su internet. L'allarme era partito da un residente della zona che, viste delle torce accese all'interno dello stabile, aveva avvisato i carabinieri. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile Domese hanno poi denunciato per guida in stato di ebbrezza un italiano di 37 anni, risultato positivo all'etilometro. Gli è stata ritirata la patente. Un uomo di 46 anni è stato denunciato per oltraggio e resistenza ad una pattuglia, mentre un 48enne è finito nei guai per aver provocato lesioni ad un pedone investendolo. Per furto sono state denunciate 2 donne nomadi di 38 e 14 anni, sorprese con oggetti rubati alla Coop di Piazza Matteotti a Domodossola. Un'azione che conferma l'attento controllo del territorio da parte dei militari che, solo una decina di giorni fa, aveva finalmente fermato Rambo, l'uomo che da tempo devastava e rubava nelle baite sopra i monti di Montecrestese. Ci spostiamo ora a Verbania, dove l'amministrazione Marchionini ha pubblicato il bando per la gestione dell'ex Tamtam. L'area ormai degradata, di recente al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine, perché riparo notturno dei senzatetto. Via il bando per trovare un nuovo gestore per l'ex Tamtam a Intra. Come preannunciato dal sindaco Silvia Marchionini, si cerca un imprenditore che voglia dare una nuova vita al locale, che in passato fu una discoteca che ora versa in uno stato di forte degrado, anche con atti vandalici e incursioni notturne. La superficie totale è di 550 metri quadrati, in abbandono da diversi anni, oltre al parco di 1400 metri quadrati circa, che oggi è un parco giochi. La destinazione è commerciale, con attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristorazione e svago. Il canone a base d'asta, con un contratto della durata di 6 anni, è di 45.600 euro annui al rialzo, con adeguamento ISTAT a partire dal secondo anno. L'aggiudicatario si troverà anche a dover risolvere il contenzioso esistente tra Comune e De Magno sulla titolarità della superficie. Si legge inoltre nel bando che l'amministrazione comunale è esonerata dalle conseguenze anche in termini di oneri economici, con responsabilità unicamente in capo al conduttore di eventuali diverse soluzioni che l'amministrazione dello Stato dovesse eccepire relativamente alla titolarità delle aree. Inoltre l'immobile sarà allocato nello stato di fatto in cui si trova, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento delle concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni edilizie, amministrative e di pubblica sicurezza che servono per utilizzare l'immobile e interventi edilizi di manutenzione straordinaria dello stesso. Il progetto dovrà anche essere verificato preliminarmente dall'ufficio tecnico comunale. Ora invece parliamo dell'ennesima causa a cui deve far fronte il comune di Domodossola. Questa volta il contenzioso è aperto con l'Agenzia Territoriale per la Casa. Arriva in Cassazione l'ennesima controversia che l'amministrazione Pizzi ha ereditato. Stavolta la vertenza legale tra il comune e l'Azienda Territoriale per la Casa per una cifra di 159.000 euro che, a dire il vero, come ci spiegano dall'ufficio tributi del comune, è già entrata nelle casse comunali visto che l'amministrazione ha vinto in corte d'appello. Si tratta di un contenzioso sull'IMU da pagare, contenzioso generato come sempre dalle leggi che sono poco chiare e che ognuno interpreta a suo favore, una vicenda tutta italiana. ATC ritiene di essere esente dal pagamento dell'IMU sulle case popolari, mentre il comune dice che l'imposta è dovuta, da qui il ricorso alle carte bollate. Il ricorso in Cassazione nasce dal fatto che ATC ha già pagato la somma di cui adesso chiede il rimborso, richiesta che il comune ha rigettato. ATC aveva vinto in primo grado, ma in appello a Torino il Comune ha ottenuto ragione. Ora l'Agenzia Territoriale per la Casa si rivolge alla Cassazione. Il Comune si difende basandosi su sentenze che già danno ragione agli enti locali. Solo nel caso la Cassazione dovesse dare ragione all'ATC, il Comune dovrebbe restituire 159.000 euro. Ricordiamo che proprio l'amministrazione Pizzi ha provveduto a congelare le somme necessarie a pagare i contenziosi legali dovuti agli espropri dei terreni di Via Romita, una patata bollente che si trascinava da decenni per un valore di circa 1,5 miliardi.
Viabilità in primo piano nel prossimo servizio. L'amministrazione provinciale ha stanziato 600.000 euro per risistemare alcune strade di sua competenza. Inizio maggio le imprese che hanno intenzione di partecipare al bando per l'aggiudicazione dei lavori potranno presentare la loro offerta. L'asfaltatura di alcune strade provinciali potrebbe diventare realtà nel prossimo mese di maggio. Ci sono state 144 manifestazioni di interesse da parte delle aziende per accaparrarsi il cospicuo lavoro. Dal 5 maggio le ditte potranno presentare le proprie offerte per assicurarsi l'intero lotto, che prevede asfaltature per circa 600.000 euro. Due saranno le priorità, la Vogogna-Pallanzeno e la Valle Strona. Nel primo caso, dice il presidente della provincia Stefano Costa, interverremo per riaprirla al traffico, mentre nel secondo perché ci sono parecchi punti critici. A tal proposito il sindaco di Vallastrona Luca Capotosti spiega: ci sono quattro punti in cui serve urgentemente una riasfaltatura, all'ingresso e all'uscita da Forno, nella zona di Campello Monti e nell'abitato della Piana di Fornero. È previsto inoltre per le prossime settimane il controllo dei tecnici della provincia nel segmento di strada tra Forno e Campello Monti. Il tratto è rimasto chiuso al traffico, come da alcuni anni a questa parte, nei mesi invernali, ma con maggio dovrebbe tornare percorribile, non prima però di un attento sopralluogo. Intanto alcuni segnali positivi sono sopraggiunti dalla strada provinciale 51, quella delle Quarne. Sono state infatti ripulite da addetti della provincia le cunette e sono stati risistemati alcuni muri a secco. Dal 26 aprile al 26 maggio la strada provinciale che collega Giffa a Oggebbio sarà chiusa al transito dal numero civico 94 di Corso Risorgimento. La chiusura è dovuta ai lavori di sistemazione idrogeologica dei rii Fontanaccia, Molinaccio e Brughi. Il cantiere servirà anche per la manutenzione idrica dei rii San Maurizio, Cugnolo della Corte e Valdora. Ed ora invece parliamo del progetto Scuola Alternanza Lavoro. Quest'anno a Domodossola saranno una sessantina i ragazzi delle scuole superiori impegnati nel progetto, progetto presentato nei giorni scorsi in municipio. Alcuni di questi ragazzi sono stati impegnati anche nei giorni scorsi nell'accoglienza dei ragazzi che hanno partecipato alla giornata della gioventù promossa dalla diocesi di Novara a Domodossola. Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, per quanto concerne il comune di Domodossola e la collaborazione con le scuole della città, cresce in che termini? Beh, in termini importanti, perché da qui a settembre ospiteremo oltre 60 ragazzi delle scuole della nostra città nei nostri uffici, in tutti i servizi, dal commercio, servizi demografici, sistemi informativi. Questo quindi darà la possibilità ai ragazzi inseriti in un progetto più ampio di vivere un'esperienza gratificante e all'ente di contaminarsi, di raccogliere le idee, i suggerimenti, gli spunti che questi ragazzi dal loro punto di vista potranno fornire ai nostri uffici. Tutte le scuole hanno risposto alla vostra domanda? Sì, hanno risposto tutte le scuole, addirittura abbiamo ricevuto richieste da scuole fuori provincia che hanno magari degli studenti residenti a Domodossola e che cercheremo di ospitare. Ad esempio il convitto di Novara, ospiteremo anche un ragazzo che frequenta il convitto di Novara perché è residente a Domodossola e quindi ci sembrava il caso di dargli la possibilità di svolgere queste ore obbligatorie presso il nostro ente, quindi senza doversi spostare. In che cosa è consistito il vostro lavoro? Allora, innanzitutto abbiamo lavorato nell'ufficio ambiente riguardo al censimento del verde del comune di Domodossola e inoltre abbiamo lavorato nell'ambito del compostaggio, siamo andati casa per casa dai signori che hanno partecipato al corso di formazione per aiutare e dare consigli sul modo di fare il compost. Un giudizio su questa esperienza? Beh, è stata molto formativa perché ci ha insegnato a lavorare in un ambito lavorativo diverso dal solito, perché di solito i nostri stage sono comunque in aziende, magari zootecniche o giardinieri, cose così. Qua lavorando in un ufficio si deve anche tenere più un comportamento diverso dal solito e il contatto con sconosciuti, anche più adulti, più grandi di noi, dove che ci chiedevano cose e magari dove loro non sapevano andare, che non avevano imparato al corso, e quindi è stato molto interessante.
E rimaniamo nel capoluogo solano per parlare dell'appuntamento in programma nel fine settimana. Stiamo parlando del raduno interforze provinciale, il concentramento delle 16 associazioni che sfileranno per le vie della città è previsto a partire dalle 8:30. Il corteo partirà intorno alle 9:45. Nei giorni scorsi la conferenza di presentazione dell'evento. Il 23 aprile a Domodossola ed è il terzo raduno interforze provinciali. Praticamente tutte sono 16 associazioni di ex militari che si uniscono per una grandiosa manifestazione. Abbiamo voluto riprendere questa tradizione, che infatti il primo raduno è stato fatto a Domodossola, poi il secondo a Verbagna e poi c'è stato, come vedete, un attimino di riposo, chiamiamolo così. Adesso noi vogliamo appunto riprendere questa manifestazione anche perché ricorre anche il centenario della Prima Guerra Mondiale. Quindi diciamo nelle cerimonie che completano questo ricordo della Prima Guerra Mondiale vogliamo appunto portare questo raduno nella nostra città. Quando sarà? Dove sarà? Dunque sarà domenica 23, usiamo i nostri termini, l'ammassamento sarà alla stazione di Domodossola e lungo il corso. Ci sarà l'entrata, questa è una novità che abbiamo voluto noi, del gonfalone della città di Domodossola su una Jeep d'epoca, saranno resi giustamente gli onori al gonfalone. E poi si inizierà con la manifestazione, un percorso praticamente via Marconi, via Briona, Piazza Mercato, poi via Rosmini, Monumento dei Caduti, poi si scende al Monumento degli Alpini e poi si ritorna diciamo, al municipio. In questo contesto, nella Piazza Mercato, ci saranno vari gazebi delle varie associazioni e le fanfare e le bande, perché avremo la nostra banda cittadina, la banda di Fomarco, la fanfara dei bersaglieri e la nostra fanfara della sezione, terranno un piccolo carosello nella Piazza Mercato. Scoprire le bellezze del nostro paese, promuovere il turismo equestre come modello di turismo sostenibile e contribuire a rilanciare le economie locali. Questi gli obiettivi della campagna Parchi a Cavallo che Legambiente e Turismo a Cavallo lanciano a livello nazionale nel weekend del 21-23 aprile in collaborazione con i centri ippici di 13 regioni italiane. Il contesto è quello delle aree protette, luoghi di grande valore naturalistico, patrimoni storici, artistici e culturali, tradizioni enogastronomiche consolidate, ma anche luoghi ideali per creare sviluppo e lavoro in settori strategici come la manutenzione del territorio, il turismo di qualità, la gestione del patrimonio culturale. In Piemonte sono due le iniziative proposte, la prima alla scoperta dell'Alto Monferrato, la seconda promossa dall'Associazione La Presacia nel territorio del Parco Nazionale della Val Grande, che offre la possibilità di scoprire il villaggio di Marone in Valle Vigezzo, disabitato dai primi del Novecento. Il villaggio sta rinascendo pietra dopo pietra grazie ad un gruppo di appassionati locali che si sta occupando del restauro della chiesa e di alcune baite. Un luogo da un fascino antico dove le pietre si sposano con il verde circostante, dove l'aria ancora racconta di un passato agreste e autentico. E siamo alla pagina sportiva, in apertura il calcio, vittoria importantissima per lo Stresa che batte 1-0 il Cerano e si tira fuori dalla zona play-out. Per i novaresi invece si complica la missione salvezza. Lo Stresa batte 1-0 il Cerano e per una notte si salva aspettando il match tra Settimo e Baveno. Andiamo in cronaca, primo tempo molto bloccato con poche occasioni e con tanti errori. Assente lo squalificato Saltarelli per lo Stresa, fuori Ceriani, Fanigliulo ed Eliseo per il Cerano. La prima ed unica chance dei primi 45 minuti arriva all'ultimo minuto del primo tempo. Punizione di Salzano a caccia del 22esimo gol del suo torneo, blocca con mani sicure il classe 96 Feleppa. Nella ripresa dopo appena 90 secondi Micheli recupera un buon pallone ma dopo lo scambio con Faraci non trova lo specchio per un soffio.
Al quarto minuto è il momento di alzarsi in piedi alla Galli di Baveno. Rete semplicemente fantastica di un giocatore meraviglioso, Luca Cabrini. Sono 15 nel suo torneo, sono 50 i gol segnati dallo Stresa, sono 60 quelli subiti dal Cerano. Dopo tre minuti Salzano tenta di pareggiare subito, ma il suo calcio piazzato trova Feleppa. Al sedicesimo grossa chance per il raddoppio, Agazzone inventa, Tuveri sciupa. Al 23esimo il Cerano ci riprova, ma il classe 99 ex Trecate Dervisci impatta su uno splendido Cantoni. Al 29esimo altra opportunità per il raddoppio, ma Faraci non festeggia con due giorni di ritardo il suo compleanno perché trova il palo. Finisce comunque 1-0 per lo Stresa, al quarto successo interno del suo torneo. Perde per la 17esima volta in questo campionato il Cerano. E vi ricordo la telecronaca dell'incontro in onda sabato sul nostro canale Sportivamente 274 del Digitale Terrestre. Ed ora andiamo a conoscere una bikers speciale, ospite del Panathon Montarone, che ha fatto il giro del mondo in bicicletta. Sentiamo Gianluca Trentini. Paola, cominciamo con una battuta. Quanti chilometri hai fatto in tutto? Li hai contati? Tanti, non lo so, penso negli ultimi 4 anni, ma più di 100.000, ormai non li conto più. Raccontaci un pochino di te, brevemente, per quanto possibile. Sì, io avevo un classico percorso da laureata in economia, laurea un po' presa più per dovere che non per piacere, poi ho lavorato 4 anni in una società di consulenza a Milano, ho aperto una mia società che purtroppo non è andata bene ad Ivrea, e quando l'ho chiusa ho deciso di cambiare vita e dedicarmi ai miei valori e alle mie passioni. Questo è il motivo per cui ho deciso di fare questo giro del mondo in bicicletta, tentando di battere un Guinness World Record, quindi 30.000 km in 144 giorni. Ed è stato qualcosa di impressionante, direi. Assolutamente, è stata un'esperienza non soltanto sportiva molto intensa, ma un'esperienza di vita tutto tondo, perché ho incontrato tantissime culture, ho attraversato 4 continenti, ho avuto anche un bruttissimo incidente a metà del percorso che mi ha costretta a interrompere, però credevo troppo nel mio sogno, quindi dopo 4 mesi sono tornata sul punto dell'incidente e l'ho ripreso per continuare gli ultimi 15.000 km che mancavano, quindi un'esperienza di vita tutto tondo. Ed è sport anche questo, e soprattutto un racconto attraverso lo sport, del mondo, come dicevi tu, delle culture, attraverso una delle cose più belle che ci sono al mondo, quindi fare sport, fare attività e pedalare soprattutto. Sì, è la cosa più bella dello sport, perché è uno sport che non è solo una cosa fisica, una sfida con se stessi, ma è veramente un incontro di culture, un incontro con le persone, e ti fa superare quelli che sono i tuoi limiti, quindi non è una sfida contro gli altri, ma è veramente molto di più. Ed ora le bocce, il punto del volo nel prossimo servizio. Attività locale ridotta questo fine settimana a causa delle festività pasquali. Si è conclusa comunque venerdì sera la gara notturna a quadrette organizzata al bocciodromo coperto. La vittoria è data al Vaglio Solane con Otello Bertaccini, Agostino Balzani, Giuseppe Mazza e Giancarlo Maretti nella categoria D contro la Concordia, mentre nella categoria C la Juve Domo con Francesco e Matteo Chiodin, Maurizio Verganti e Tiziano Tonietti ha superato il Masera. Martedì sera, nonostante il tempo non favorevole, ha preso il via la gara notturna a coppie organizzata dalla Concordia, che si svolge sui campi del Circolo di Mocogna e del Circolo Enel, a causa della chiusura temporanea del Badulerio. Alla gara sono iscritte 45 coppie divise nelle 2 categorie. La finale sono previste per giovedì prossimo. Dopo le prime selezioni che si sono svolte a Masera, sarà domenica prossima il turno di quelle valide per la coppia della categoria C sui campi del Bocciodromo di Malesco, mentre per la D si svolgerà un'altra gara a coppie con ritrovo a Mocogna e fase finale sui campi di Malesco. A seguire la gara domenicale ci sarà quella individuale, anche questa organizzata dalla Concordia, sempre con sede a Mocogna, che si svolgerà nella giornata di martedì 25 aprile. Se le notizie locali per questa settimana sono poche, diamo spazio alla più bella novità del momento che riguarda il settore giovanile. Lorenzo Frattoni, giovanissimo under 18 che si è trasferito quest'anno nelle giovanili della Perosina, squadra campione d'Italia, è reduce dal primo stage della nazionale italiana condotta da Piero Amerio, che si è svolto al centro tecnico regionale di Saluzzo. Una 3 giorni splendida che lo ha visto in competizione con i migliori giovani italiani per la preparazione del mondiale che si svolgerà in novembre e vedrà in campo le prove speciali quali la staffetta, il tiro progressivo ed il tiro di precisione. Specialità questa dove Lorenzo dovrà farsi valere per riuscire ad accaparrarsi il posto.
Chiudiamo con la trasferta della massima categoria che si svolgerà sabato sui campi di Novara, dove la quadretta del Masera, composta da Bagnasco, Mariolini, Daghero e Ragozza, sarà opposta alla quadretta della Ferriera. La gara è valida per la Coppa Italia di Serie A. E prima di chiudere ancora una breve, domenica nella Baia di Omegna si svolgerà una manifestazione interregionale competitiva di canoa paracanoa, valida come campionato regionale. Parteciperanno società piemontesi, ligure, lombarde e valdostane. Prevista un'ampia partecipazione di atleti e di pubblico. La gara, organizzata dalla Canottieri Città di Omegna, fa parte del calendario FIC ed è patrocinata dal Comune di Omegna. Per le categorie under 14 sono previste gare sulla distanza di 200 metri e 2000 metri, per le categorie ragazzi, junior, under 23, senior e master, nonché per le imbarcazioni per atleti disabili, sono in programma gare sulla distanza di 500 metri. Il via verrà dato alle 10, mentre le ultime premiazioni saranno intorno alle 15. Lo specchio d'acqua interessato dalla manifestazione sarà interdetto alla navigazione privata, mentre le corse dei battelli della navigazione pubblica saranno regolari. Bene, veramente tutto, tuttonotizie.info per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.